ha aperto il suo salone nonostante il divieto imposto dalla legge. Valeria Campanella, parrucchiera di Foggia di 25 anni, ha sfidato le misure anticontagio del DPCM, aprendo la sua attività e soprattutto accogliendo questa mattina i primi clienti. Lavorare è un nostro diritto. Se mi dovessero multare, noi stiamo qui perché siamo qui. Pazienza, se mi multano la pago. Che possiamo fare? Alla fine non ci aiuta nessuno, quindi ho voluto aprire io di spontanea mia volontà. I miei colleghi oggi abbiamo aperto in pochi, siamo veramente in pochi e questa cosa non va bene perché l'Italia ci vuole forza perché ci dobbiamo far sentire tutti. Che non è giusto che siamo veramente in pochi a aprire oggi, perché oggi dovevamo stare aperti tutte le categorie, proprio per farci sentire, perché non si può vivere così senza averci mandato ristori, senza sostenerci, non va bene, quindi ho voluto iniziare a lavorare, perché anche le mie clienti sono disperate, perché alla fine la nostra categoria non è a portare i contagi, non è la nostra categoria, c'è tanta gente in giro, ci sono colleghi che stanno veramente lavorando come abusivismo e non va bene perché sono proprio loro a portare i contagi nelle case. Molti clienti mi hanno chiamato proprio loro perché sono stanchi di aspettare, perché la nostra categoria è proprio la bellezza di una donna, la cura di una donna, quindi stare chiusi una categoria del genere non va bene. Io ho preso appuntamenti, certo che ho preso appuntamenti, sono proprio le mie clienti a chiamarmi.